Ciao ragazze, ciao a tutti e benvenuti nel nuovo video. Video spesa, oggi è lunedì, sono andata a fare la spesa da Lidl e vi faccio vedere che cosa ho preso. Allora, partiamo dalla prima busta. Ovviamente ragazze, tutto a caso, di là non sono andata in cucina perché ho la lavatrice che va e fa troppo rumore. Allora, ho fatto, poi al limite mi sposto dopo, ho preso Arista al forno specialità gastronomica, questa qui, prosciutto alta qualità sgrassato, pasta fatta senza glutine, farina di piselli verdi bio di questa marca che è Biori, una confezione di pasta sfoglia, due yogurt mix, questi che hanno i cereali e yogurt insieme, una ricotta fresca Milbona, perle per il bucato felce azzurra, erano in offerta quindi le ho prese, mi servivano, una confezione di pomodori nella rete, poi una confezione di petto di tacchino al forno, poi una confezione di bresaola punta d'anca, tortellini alla bolognese da fare in brodo, delle buste di lievito per dolci di questo marchio che è il marchio Bel Bake, poi ho preso quinoa e bulgur che sono già pronti, cotti a vapore, quindi questi facilissimi da comunque inserire all'interno di un'insalata o condirli con delle verdure. E anche una confezione di mix cereali quinoa più lenticchie, il marchio è questo qua. Andiamo avanti, prossima busta è snack dei croccantini di mais al gusto di formaggio per mio figlio per la merenda. Poi, siccome era la settimana mi pare XXL, ho preso di Rio al Forno il fior di cacao, una confezione da 700 grammi. Questa veramente mi durerà tantissimo. Poi, i fantastici crumiri, c'erano solo i classici, quelli col cioccolato non li ho trovati. Ho preso le mele Granny Smith, che sono quelle verdi, che a me e mio figlio piacciono tantissimo. Le carote, una confezione di carote, anche da mangiare crude. E poi degli snack ai legumi di questa marca, questi li trovo veramente ottimi. Poi non so come ci sia finita una robiola delle tante che ho preso a 77 centesimi. Terza busta, uova di terra, 10 uova medie italiane, una confezione grande di spinaci, io con questa veramente ci faccio la torta, quella di spinaci con la ricotta e la sfoglia, una confezione di cuori di iceberg, misticanza, broccolo, di questi ne ho presi due mi pare, zucchine e un chilo di patate. Queste sono le patate da fare nel forno con la buccia, mi piacciono tantissimo, come praticamente le patate novelle. Andiamo avanti, mega spesa stavolta ragazze, veramente. Allora, ho preso cheeser nei pacchettini da 6, sempre da portare magari a merenda, a scuola, una confezione di arrosto di manzo, regalè, pane, di certosa, una confezione di pasta di Gragnano, rigatoni, sono rimasti degli altri, però questa volta sono della Müller, questi con i cereali, no, con i fiocchi, cioccolato. Poi ho preso una bustina di Bio Organic Banana Chips della Lesto. Queste sono troppo buone anche come spuntino, piccolo pasto, eccetera. Questi qui cornetti, non so come si chiamano. Vabbè, sono dolci, quindi questi li faccio in padella velocemente con magari due patate. E di sempre pasta perché la voglio assaggiare, gluten free, alle lenticchie rosse.
Questi come snack sono praticamente delle gallette di riso con sopra un velo di cioccolato, sono buonissime. Ho preso 2 o 3 confezioni di lenticchie, ho preso 2 pannocchie già cotte, praticamente precotte, queste si fanno anche sulla piastra, il mio fantastico, che adesso me lo vado a bere, mirtillo, perché pare che il mirtillo, oltre ad avere delle proprietà per la circolazione, anche per chi soffre come me purtroppo di anemia, io sono un po' anemica, e quindi comunque i frutti rossi, i lamponi, tutto quello che riguarda, non so, le fragole, vanno benissimo, bisognerebbe mangiarle tantissimo. Ho preso anche l'Actimel, anche se mi sono accorta che questo è il multifrutti, non so, non l'avevo mai assaggiato. Comunque qui ci sono anche i probiotici all'interno. E poi ho preso un sacchettino di aglio, burger vegetali e poi come detersivi sgrassatore della Winnie's. È un po' che voglio provare Winnie's, non so, vi dirò poi come vi troverò, vediamo, perché serviva uno sgrassatore. E poi ho preso una confezione di sapone intimo della Cien, o Cien, non so come si dice. Minestrone di questo marchio, 1 chilo, fresciona, minestrone con 16 verdure, panini d'hamburger, perché ho comprato comunque, ho fatto della scorta di carne, perciò meglio averli a casa. Confezione di Estate, ho tolto il cartoncino perché mi dà veramente fastidio. Fa un altro broccolo, come dicevo, poi ho preso queste robiole del marchio Merivio, questi 79 centesimi, poi una confezione di olive verdi denocciolate, questa mi piace tantissimo ed è la rapa precotta, la rapa rossa, una confezione di grana padano DOP e un altro Müller, questa volta con gli anellini di cioccolato. Il prezzo della mia spesa è 82,50 euro, ho preso tutta questa roba e direi che per un pochino non dovrò comprare, fortunatamente. Io vi auguro un buon inizio settimana e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, mettete un like e attivate la campanella. Buona settimana, ciao!